mare, le olie, i peloritani. Una striscia di colori che va dall'azzurro marino al verde smeraldo, all'ocra delle scogliere. Siamo nella zona di Capomilazzo e con noi Gianfranco Scotti è il presidente del comitato che ha promosso questo progetto, l'area marina protetta di Capomilazzo. Facciamo un po' un passo indietro e diciamo quando è iniziato questo progetto e perché. Il progetto è iniziato quasi 10 anni fa da un'idea che è scaturita da una grande collaborazione con il Diving Acquatica di Milazzo, in seguito a una serie di immersioni fatte per puro divertimento nelle splendide acque di Capomilazzo, ci siamo chiesti ma perché non lottare per ottenere un riconoscimento che potrebbe essere quello di un'area marina protetta, di un posto che ha tutte le carte in regola, le caratteristiche naturalistiche, ambientali, socio-economiche, culturali, per diventare appunto un punto di riferimento della protezione dell'ambiente in Sicilia. Quanto è stato difficile far capire alla comunità stessa, alla cittadinanza, l'importanza di un'area marina protetta? Devo dire che è stato più semplice di quanto pensavamo, probabilmente perché i tempi ormai sono maturi e la coscienza ambientale è aumentata, è radicata anche nel territorio, per cui sono bastati pochissimi incontri con tutte le associazioni di categoria che hanno una stretta attinenza con il mare per ottenere un ottimo risultato, un consenso unanime che ha portato appunto qualche anno fa alla firma di un protocollo d'intesa che è stato poi il via libera alla prosecuzione di questo progetto. Noi adesso, grazie ai ragazzi di Acquatica che ci faranno da supporto e alla Capitaneria di Porto, ci immergeremo in due siti di quest'area marina protetta. Ecco, quale sarà il tipo di biodiversità che incontreremo? Sono due siti estremamente belli, forse tra i più suggestivi di Capomilazzo, la Secca di Ponente e lo Scoglio del Monaco, vicino allo Scoglio della Portella. Sono due ambienti caratterizzati da popolamenti animali e vegetali che sono inseriti anche in liste internazionali di protezione e di conservazione della natura. Rientrano tutti nella direttiva Habitat. Quindi faremo delle immersioni in mezzo a gorgonie rosse. Dal punto di vista morfologico sono altrettanto belle queste località perché offrono una varietà appunto di habitat, di morfologia del territorio che rendono questo posto unico in tutta la provincia di Messina. Per quanto riguarda la biodiversità marina, in questi 10 anni di attività subacquea non abbiamo mai riscontrato situazioni allarmanti dovute alla presenza di un grosso polo industriale. Credo che ormai queste due realtà possano convivere tranquillamente, per cui non rappresenta un freno alla tutela e alla valorizzazione del territorio. Quali specie incontreremo adesso nella nostra immersione? Incontreremo una serie di specie animali che sono inserite dentro liste di protezione internazionali. Vedremo il falso corallo nero, la Gerardia Savaglia, che è inserita nelle direttive Habitat, e faremo un'immersione nelle scogliere sommerse di Capomilazzo, che sono tra gli habitat protetti dalla direttiva comunitaria Habitat appunto del 92. Purtroppo però quando si parla di area marina protetta la comunità comincia un po' a pensare che verrà privata di poter fare il bagno, la pesca. Diciamo invece quali sono i vantaggi di un'area marina protetta e che cosa significa istituire un'area marina protetta? Un'area marina protetta non comporta solamente vincoli, ma dà la possibilità a quasi tutte le categorie e le associazioni di categoria che hanno attività attinenza al mare di espletare e di continuare a svolgere il loro lavoro.